Carissimi amici di Bivona Channel, benvenuti. Oggi ci troviamo a Bivona, un paese bellissimo nell'entroterra della Sicilia e precisamente nella vallata dei Monti Sicani. Un paese ricco di cultura, tradizioni e eventi. A proposito di eventi, oggi si celebra la festività di San Giuseppe. Ci troviamo presso le sale del Palazzo Marchese Greco. Dove è stata allestita una tavola di San Giuseppe eccezionale. A volere questo sono state delle persone pure eccezionali, una famiglia che viene da lontano, anche se le origini sono bivonesi. E precisamente la signora Lia è bivonese. Per una promessa a San Giuseppe sono venuti a Bivona proprio per fare, elaborare, costruire una tavola a San Giuseppe. Lavori, sacrifici doppi, perché praticamente venire da Bologna a Bivona è qualcosa di eccezionale. Esatto, infatti effettivamente è un po' distante. Però abbiamo avuto tanti amici, tante persone che ci hanno aiutato tantissimo qua, veramente. Tutta gente favolosa che non pensavo proprio. Giuliano viene da Bologna, nato e cresciuto, per te è una cosa completamente nuova. Le tue sensazioni a vedere questi lavori, queste situazioni? Da noi sono cose queste che non esistono, non si fanno. Questa è una festa per di ringraziamento e anche noi dobbiamo ringraziare chiaramente Colletti Paolo, la famiglia Tamburello, che ci hanno veramente, tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita di questa cosa, insomma, che per noi è una roba nuova. Chi ha collaborato, chi ha dato vivacità e colore a questo San Giuseppe è stato sempre uno dei grandi artisti bivonesi, che è sempre attivo e partecipe nell'elaborazione delle tavole di San Giuseppe, il signor Paolo Colletti. Paolo, sei stato coinvolto in questa esperienza. La tua sensazione nel fare questo San Giuseppe con la famiglia, aspetto che venivano da Bologna, ecco, la tua sensazione qual è? La mia sensazione, visto che ci sono stati amici a chiedermi di poter realizzare questo San Giuseppe qua a Bivona, chiaramente mi sono prestato, come ogni anno in qualsiasi tavolata che si fa anche a Bivona, chiaramente mi sono dato da fare a cercare di realizzare al meglio queste tavolate di San Giuseppe. Se non sei solo, ma volevo chiamare pure tua moglie, perché è sempre accanto a te nel realizzare queste cose. Avete fatto un lavoro eccezionale, tu e tuo marito, siete stati sempre all'altezza della situazione, avete aiutato questi amici che venivano dal nord, da Bologna,
non sapevano neanche cosa significasse forse la tavola San Giuseppe. E voi cosa avete fatto di buono per coinvolgere queste persone? Di tutto abbiamo fatto, già si vede quello che c'è sulla tavola, tutto all'inizio. È da tanto tempo che non sentivi più parlare forse del San Giuseppe. Quale sensazione riprovi a rivedere? Per me è un'emozione veramente incredibile, anche solo quando ho visto entrare le persone che mi portavano dalla roba mi aveva preso il cuore proprio, sì, è un'emozione sempre veramente grande. E io faccio un ringraziamento in generale, perché sarebbero talmente tante le persone che elencarle tutte sarebbe impossibile, per cui io faccio un grande, grande grazie a tutti quanti. Anche tu, Giuliano. Certo, grazie a tutti. Una cosa che sottolineo è che non ci sono santi in questo San Giuseppe, perché è consuetudine a San Giuseppe che ogni tavolo ci siano dei santi. Però hanno voluto dedicare ed evolvere tutto quello che è nella tavola di San Giuseppe a famiglie bisognose, a gente bisognosa. E questo è un grande, veramente ed eccezionale, questo pensiero e questo sentimento vostro nel fare questo gesto di amore verso la gente che ha bisogno. E io proporrei agli amici che sono qua assieme a noi di fare un grande applauso alla famiglia Giuliano e Lia. E vi inviterei a pronunciare la frase bellissima e famosa che rientra nel nostro cuore: viva San Giuseppe! Viva San Giuseppe! Ci ritroviamo nella Chiesa della Concezione. Siamo in compagnia di chi ha elaborato il San Giuseppe in questa chiesa, ed è la famiglia Sinatra e Ciccarello. Chiediamo subito a loro quanto impegno, quanto lavoro, vero? È stato veramente un grande impegno, lavoro, passione, infatti, perché la prima cosa che ci vuole, oltre alla fede,
ma grande collaborazione di tutta la popolazione di Bivona, di tutti i ragazzi, ma soprattutto mamme che hanno lasciato le proprie famiglie per venire a lavorare e fare appunto sacrifici, perché c'è quasi un mese di lavoro per questa preparazione della tavola. E diciamo appunto, con l'occasione, oltre alla tradizione di lasciare sempre viva la tradizione, c'è stata qui appunto questa collaborazione di tutti i cittadini bivonesi all'allestimento della tavola di San Giuseppe. Ho girato così in forma privata e ho visto tanti lavori, dove che cucine, gente che si affaticava a dare il massimo contributo manuale per elaborare proprio tutte le pietanze che adesso stanno sulla tavola. E Carmela ne ha avuto tanto aiuto, vero Carmela? Sì, sicuramente, senza l'aiuto non si poteva fare San Giuseppe. Abbiamo avuto la signora Giuseppina. Questa signora, dico, è eccezionale, perché a parte il fatto che collabora in tutte le tavole, mi pare che ho girato tutte le quattro tavole e la rivedevo sempre, quasi quasi. La signora gira perché aiuta tutti, perché sente questo veramente sentimento. Anche in siciliano la potremmo dire la cosa, forza. Io mi fido a parlare. No, non ci preoccupare, siciliano. Ancora si sente il suo sentimento, sì, e fa sì che si lavori a farlo San Giuseppe, vero? Sì, Messina, che mi sento, collaboro sempre. Con tutti. Ogni anno abbiamo San Giuseppe. Con grande energia e con grande collaborazione, sì, e con grande fede, prima di tutto. Bene. Volevo dire che oltre a San Giuseppe, in questa situazione, è stato fatto dalla famiglia Sinatra Ciccarello, però volevo sottolineare che oltre ad avere l'impegno di fare questo San Giuseppe, hanno avuto pure l'impegno di essere presenti nel comitato, quindi si sono presi l'onere di prendersi sta festa, che è molto pesante, a portarla avanti e a portarla a buon fine, vero Carmela? Tu sei il presidente, mi pare, di questa festa. Bene. Non ci sono altre parole da aggiungere, volevo fare solamente un ringraziamento per averci ospitato, a me e mio comparino Bivona Channel, e un grande applauso a San Giuseppe, viva San Giuseppe! Mi ritrovo qua con il mio grande amico Pippo Perconte, perché oltre al fatto, dico, che Bivona Channel lavoriamo assieme su questo canale. Pippo l'anno scorso è stato uno degli organizzatori, elaboratori del San Giuseppe, perché l'hai avuto a casa tua. La differenza tra trovarsi a farlo il San Giuseppe e vederlo, secondo te qual è la differenza? È un punto di vista notevolmente diverso, perché quando si assume l'impegno di allestire la tavola, c'è una sorta di profonda immedesimazione, avverti qualcosa di strano dentro, tu, la tua famiglia, tua moglie, le persone che collaborano generosamente, quindi c'è qualcosa di più. Qui ci si limita un po' ad apprezzare, a vedere, e oggi magari alla luce anche dell'esperienza maturata a comprendere quello che c'è dietro questo momento così bello. Come dire, c'è una sottile differenza che deriva dal fatto che, ecco, quando decidi di allestire la tavola di San Giuseppe c'è stata una molla dentro che non è facile descrivere. Bene,
Cari amici di Bivona Channel, continuiamo il nostro percorso, andiamo a vedere altre tavole che ci attendono in compagnia mia di Pippo, Nino Baio e Bivona Channel. A presto! Durante la nostra visita alle tavole di San Giuseppe abbiamo incontrato il sindaco di Bivona, Milko Cinà. Sindaco, ogni anno festeggiamo San Giuseppe e si rispetta una certa consuetudine, ma al fine di valorizzare e di far conoscere anche oltre i nostri confini, con pubblicità e altre forme di comunicazione, la nostra tradizione, la nostra tradizione religiosa, artistico, culturale. È possibile immaginare anche un percorso turistico? Ha detto delle cose molto importanti. Sono sicuro che nel prossimo futuro, quando attiveremo quello che è il cartellone annuale delle attività, degli eventi, sicuramente la festa di San Giuseppe rappresenta un momento fondamentale. Perché tocca due aspetti fondamentali, un aspetto delle tradizioni, della devozione che i bivonesi hanno per San Giuseppe, e questo rito di andare a fare le tavole nelle proprie case, o noi come comune abbiamo messo a disposizione dei locali comunali proprio per cercare di mantenere quelle che sono le tradizioni di questa bellissima festa, che tocca anche un aspetto culinario. Perché abbiamo visto le tavole che sono veramente immandite di ogni pietanza, e farle conoscere anche tutto quello che è il procedimento e tutta la metodologia per arrivare alla costituzione della tavola rappresenta qualcosa di importante. E questo poi va inserito anche in un cartellone degli eventi per dare la possibilità a chi viene da fuori, a chi non vive questa tradizione nei propri paesi, di conoscere questa bellissima, ripeto, tradizione che non è solo bivonese, ma che si fa anche in altri posti, però ogni comune che festeggia la festa di San Giuseppe con le tavole la fa con la propria peculiarità. Penso che Bivona ormai da tantissimi anni esprime veramente il meglio per questa festa. Grazie, dico, soprattutto ai bivonesi, perché è una festa poi della comunità, perché tutta la comunità partecipa alla festa e aiuta chi fa le tavole. Quindi è un bel momento per tutto il paese di Bivona, sicuramente un momento di devozione nei confronti di San Giuseppe, ma come dicevi bene tu, anche, c'è anche un aspetto che è rilevante dal punto di vista turistico, dal punto di vista della conoscenza delle nostre tavole, ma anche e soprattutto di quei prodotti che sono i prodotti eccellenti tipici del nostro territorio. Però dico, ecco, la cosa importante a mio modo di vedere è quello di istituzionalizzare, secondo me, questo percorso, sindaco, cioè a dire, organizzare anche con manifesti, pubblicità, tutto quello che è possibile, affinché ci sia la valorizzazione delle nostre tavole, perché poca gente conosce le tavole di Bivona. Quindi pensi che sia opportuno, diciamo, allargare questo orizzonte, no?
Sicuramente sì, anzi la cosa che si potrebbe fare è quella di trovare un luogo magari per andare a fare una documentazione fotografica e anche una spiegazione su quello che è il San Giuseppe. E soprattutto una cosa importante, lo sai qual è? Quella di trasmetterlo alle nuove generazioni, perché queste tradizioni non si devono perdere. Quindi bisogna attivarsi immediatamente sia con la comunità ecclesiale, che è molto attenta a, devo dire, a questi festeggiamenti dal punto di vista logicamente spirituale, e anche a tutti quelli che vogliono e che partecipano attivamente a questa festa. Quindi bisogna sedersi e capire come meglio si può valorizzare e portarla avanti. Questo senza dubbio è anche l'obiettivo di Bivona Channel, che, come tu ben sai, promuove questi eventi e li porta veramente. Volevo dire una cosa, io voglio ringraziare Piero Lattuga, Bivona Channel, perché tu stai facendo un lavoro straordinario, tu stai dando la possibilità a tutti quelli che verranno tra 50 anni, tra 100 anni, di poter documentare quelle che sono le nostre feste, le nostre tradizioni, il tramandarsi delle nostre tradizioni. Quindi a nome mio e dell'amministrazione ti ringrazio per lo straordinario lavoro che fai. Io ringrazio pure te per le tue belle parole, e noi ci impegniamo come Bivona Channel a portare avanti sempre questa bellissima esperienza, a portare avanti queste bellissime tradizioni. Andremo avanti con il Venerdì Santo, con la Madonna dell'Olio e tantissime altre cose che Bivona avrà da offrire a tutta la popolazione, non solo di Bivona ma dei paesi limitrofi vicini. E un ultimo saluto va a tutti i bivonesi del mondo, perché so che ti seguono da tutte le parti del mondo, quindi il mio saluto va stasera a tutti quei bivonesi che si trovano fuori Bivona. Bene, cogliendo questo augurio e questo saluto da parte del sindaco di Bivona, Milko Cinà, che ringrazio personalmente per la bellezza delle parole e per essersi, diciamo, speso così in questa piccola intervista per la nostra piccola emittente che si chiama Bivona Channel, noi ringraziamo tutti, ringrazio Milko, prossimamente su questo canale Bivona Channel. Ciao a tutti. Ciao. Siamo arrivati in via Santa Rosalia. Via Santa Rosalia ci attende una bellissima e meravigliosa tavola elaborata dalla famiglia Mortellaro e Militello, Vania e Antonino. Ringraziamo tutti gli amici e i parenti che ci hanno aiutato, perché da solo non si può fare niente, e siamo arrivati a questo punto. C'è stato un lavoro di equip straordinario, dove che tu assieme a tutte le tue amiche, a tutti gli amici, avete fatto dei lavori immensi con le fritture, tutte quante le pietanze che poi dovevano andare a finire qua sopra la tavola.
Vogliamo ringraziare queste belle amiche che hai? Sì, sì, certamente. Non sono tutti presenti, però ce ne sono alcuni. Quindi vedo qua Eleonora, vedo mia zia, mia suocera, mia mamma. Se volete spendere qualche parola, giù, se volete anche voi condividere qualche momento, qualche pensiero, qualche espressione, vieni, accomodatevi. Bene, prego, prego, prego. Per noi è stato un momento di gioia condividere questa promissione che hanno fatto Antonino e Vania. È la prima volta che ti trovi in questa esperienza, diciamo? Sì, per me è stata la prima volta ed è stato molto emozionante. Oltre a te mi pare che c'era pure un'altra signora che si mette dietro le quinte, però inviterei. Il tuo contributo è stato fondamentale, mi hanno detto. Non lo so, penso di sì, penso di sì. Sei stata, diciamo, felice di aiutare la tua amica. Felicissima e contentissima. Bene, abbiamo visto che in questa tavola, se facciamo un po' di spazio, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buccellate. Quindi un bel numero di gente, perché chiaro che... E poi ovviamente dei santuzzi così chiamati sono pure invitati a condividere con noi questo momento successivamente, perché poi mangeremo poi tutto ciò che tutto quello che sarà poi sarà e quello che rimane sarà devoluto alle famiglie bisognose e tutto quanto, chiaro. Maria, anche tu volevi, hai partecipato alla lavorazione, t'ho vista in piena attività, ecco, le tue sensazioni, il tuo coinvolgimento in questa lavorazione del San Giuseppe? Sì, sì, è stato molto emozionante, per mio nipote proprio ho messo l'anima, siamo stati un bel gruppo, abbiamo fatto tutto con allegria e con piacere per la famiglia Mortellaro e Militello. Grande, quindi... Come vedete San Giuseppe è sempre coinvolgimento, dov'è che le famiglie, le persone in piena solidarietà, in pieno lavoro, in piena energia si ci riunisce e si dà il massimo per quello che è la tradizione del nostro grande patriarca San Giuseppe. Paolo, Paolo, tu ti trovi per la prima volta interessato in prima persona a essere coinvolto nell'elaborazione della tavola di San Giuseppe. Cosa hai provato? Cosa senti? Cosa è la tua esperienza? Purtroppo mi ci sono ritrovato gli ultimi giorni perché non sono riuscito a essere presente proprio in tutto il percorso, perché come sapete meglio di me c'è un percorso un po' più lungo. Però in questi ultimi 2-3 giorni mi sono ritrovato qua e devo intanto fare i complimenti a tutta la cittadinanza, perché c'è stato un coinvolgimento di gran parte delle famiglie bivonesi e prevalentemente a mia cugina Vania, a mio cugino Antonino e a tutti quelli che comunque sono stati vicini e hanno contribuito alla realizzazione della tavola e di tutto quello che ci sta dietro. Bene, vedo accanto a te c'è tua moglie, che la moglie di Paolo viene da Lucca e c'è un'altra tradizione, dove che San Giuseppe pure c'è qualcosa di particolare. Ti volevo chiedere se le differenze, se c'è qualcosa di diverso. Allora, sì, io sono di Lucca Sicula, anche a Lucca si festeggia San Giuseppe con tavole però di dimensione un po' ridotta. Un po' la tradizione si sta perdendo, purtroppo. E devo dire che non c'è questo coinvolgimento di tutta la cittadinanza, delle persone più vicine, degli amici, il valore della famiglia unita, dell'amicizia, dell'aiutarsi, della solidarietà, valori che devono essere ripresi, vissuti in prima persona, e questo è il valore di questa tavola, di questo cibo, anche di questa abbondanza, perché comunque dobbiamo ringraziare Dio in primis. Poi San Giuseppe, delle fortune che abbiamo, della voglia di condividerle, dire sempre grazie per quello che riceviamo, per il dono della salute principalmente. E quindi in questa occasione anche noi siamo vicini ai nostri cugini, anche se, come diceva Paolo, non siamo proprio vicini fisicamente, però vogliamo essere qua col nostro cuore e con la nostra presenza, e quindi gli auguriamo il meglio e a tutti quanti gli amici dei nostri cugini e alle loro famiglie. Con queste bellissime parole dico non c'è niente da aggiungere e mi fermerei proprio qua, perché hai detto delle cose straordinarie. Facciamo
tantissimi, proprio tantissimi auguri alla famiglia Mortellaro Militello e buon San Giuseppe. Assieme a me dite viva San Giuseppe! Nell'alma e in cor, felice chi lo seppe, scolpir nell'alma e in cor. Viva San Giuseppe! Continua il nostro bellissimo percorso tra le vie di Bivona a visitare le tavole di San Giuseppe. E adesso ci troviamo in via Antinoro presso la famiglia Vella e Panepinto. La devozione, la fede e tanto lavoro vi hanno spinto a fare questa meravigliosa e bellissima tavola. Esatto, noi ci siamo ripromessi di fare questa tavolata perché meritava di farla. Grazie a tutte le collaboratrici e i collaboratori siamo arrivati a questa partecipazione straordinaria da tutte le persone vicine, da vicini di casa e tutto quanto. Non vi è mancata questa collaborazione? Assolutamente no, se non fosse stato per loro noi non avremmo potuto fare niente, quello che sta sulla sicuramente tavola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 12 12 santi rappresentati dal buccedato, e sappiamo che nella tradizione del San Giuseppe le buccedate rappresentano il numero dei santi che saranno presenti nella tavola. Oltre alle buccedate c'è pure un'altra rappresentazione visiva, che è quella delle pecorelle, che possiamo vedere nel particolare sotto l'immagine straordinaria e fantastica di San Giuseppe. 12 santi, tanti. Sì, sì, è stato un lavoro intenso, ma fatto piacevolmente, perché con l'aiuto, in compagnia si lavora sicuramente meglio. Thank you.
la cultura del San Giuseppe non nasce così su due battute, ma esiste una tradizione popolare, dov'è che tutte le pietanze, tutto quello che si fa in un San Giuseppe deve rispettare molti canoni. E qua c'è una persona che da tanto tempo fa questo lavoro, non lavoro remunerato, è un dono, e lo dà e lo regala proprio perché c'è la volontà, la voglia di dire San Giuseppe è ancora con noi. Niente scritto, loro lo sanno, non ho niente scritto e tutti i lavori sono fatti, alcuni più impegnativi, e hanno collaborato tutti e abbiamo fatto tutti tanti belli lavori. Nel friggere, nell'elaborare la pasta, tutto quanto, sono delle regole che voi rispettate. Sei una di quelle che, diciamo, dà le regole a questa cosa, sì. O no? È una grossa guida particolare, in senso perché so giornalmente cosa si fa, come si fanno le cose, però con l'aiuto di loro, se no da sola tutto. Giuseppina, no? Giuseppina è una di quelle che lavora tanto, vero? Sì. Ma io, per quel poco che ho fatto, penso di averlo fatto bene, quindi sono soddisfatta e ringrazio veramente la bella esperienza che ho fatto. C'è una persona che viene da? Alessandria. Alessandria Dalla Rocca. Sì. Lei è la prima volta che si trova in San Giuseppe a Bevona? Sì. Cosa ha provato? L'esperienza rispetto, cioè la diversità tra Bevona e Alessandria, qual è? È diverso. È diverso, un po' diverso, sì. Quindi ha trovato delle diversità. San Giuseppe, rispecchiamo ancora la vecchia tradizione oppure ci siamo un po' persi? No, lo rispettiamo, San Giuseppe. Quindi siamo in perfetto tema. Sì, siamo perfetto tema. Very nice. Un applauso alla signora, che facciamolo un grande applauso. È stato un bel lavoro di gruppo, è una bellissima esperienza e con tanta fede, innanzitutto, con tanta fede, se no non si potrebbe fare tutto questo lavoro. Bene, io direi che un ringraziamento tanto per aver ospitato Bevona Channel a questa tavola. È un ringraziamento a tutti voi, è un applauso grande a San Giuseppe e unitevi con me nel dire viva San Giuseppe!
iniziare aspettiamo padre Marco per poi dare seguito alla mangiata delle sante. Nel frattempo dico, la tavola, volevo chiedere così, è stata allestita dalla famiglia Sinatra Ciccarello. Potremmo fare anche un applauso perché hanno fatto una tavola meravigliosa. Cercheremo oggi di, durante la sequenza delle varie portate, diciamo, dalla tavola principale vanno a finire la tavola secondaria, così chiamiamola per capirci, tutto quello che verrà servito sulla tavola dove ci saranno i santi oggi ha un significato, perché tutto quello che è nella tavola rappresenta un simbolo, ha la sua spiegazione. Come vedete, i pani, l'agnello, tutto quello che sta nella tavola non è messa così per caso, ma è messa là perché c'è una storia, c'è una cultura, c'è una tradizione che risale, oserei dire, a tradizioni centenarie quasi, perché i nostri avi hanno cominciato addirittura, da quello che, così leggendo alcuni libri sulla storia di Bivona, si presume che il San Giuseppe a Bivona sia nato dopo che i padri gesuiti, erano i conventuali che erano dove c'è il palazzo adesso comunale, perché il palazzo comunale sapete tutti che era un convento prima di essere palazzo comunale, poi è stata scuola e tutto quanto, però prima, alle origini, era un convento. Dare questo senso alla tavola San Giuseppe, siano stati loro a dare i primi passi a noi. E noi adesso, diciamo, abbiamo continuato nella storia, dai nostri avi ce l'hanno tramandata, noi ci schieremo sempre per quello che possiamo, fino a quando c'è gente che si impegna a capire, a valorizzare con amore, con tanta devozione, portare avanti le tradizioni, perché se non c'è qualcuno che si impegna a questo, le tradizioni muoiono e finisce anche la nostra storia. Per questo dico, un invito che farai a tutti i giovani, tutti i ragazzi, tutte quelle scuole comprese, a ricercare, a far sì che si vada alla riscoperta di queste cose, perché penso che dalla tradizione, dalla storia che hanno fatto i nostri avi, da là nasce tutto e si vive per questo, perché mancando la base, mancando la storia, non c'è futuro. Così la vedo io, non so se siete d'accordo. E allora, prima di dare seguito alla tradizionale mangiata delle sante, è giusto dare qualche accenno, diciamo, per cominciare a capire, come dicevo poco fa, a capire quello che succede durante il percorso della mangiata delle sante. Avete visto tutti che all'ingresso c'era una cornice, direi, alla porta della ex chiesa della Concezione, fatta tutta di alloro. L'alloro è un simbolo particolare, dov'è che si vede l'alloro in un contesto, diciamo, festoso, sta ad indicare che là c'è un San Giuseppe in costruzione, in elaborazione. Detto questo, San Giuseppe perché si fa? La tavola di San Giuseppe, tutte sapemmo, c'è San Giuseppe, si dice la tavola di San Giuseppe, ma conosciamo il perché viene fatta la tavola? Tutto nasce, e questa è la cosa più importante, da una promessa che una famiglia, una persona fa nei confronti di San Giuseppe. Ci dice: San Giuseppe, ma fare sta grazia e che te fa solo San Giuseppe? Oppure a grazia ricevuta, gliela chiesta, la famiglia riceve la grazia e per il ringraziamento della famiglia nei confronti di San Giuseppe elabora il San Giuseppe. Quindi c'è questo contratto, perdonate la parola, però alla fine è questo, e si esaurisce questa forma di impegno da parte della famiglia, della persona che ha fatto la promissione, nel elaborare la tavola di San Giuseppe, il ringraziamento finale. A questo punto potremmo dare inizio alla celebrazione della tavola e man mano andremo avanti, spiegheremo pure
tutto quello che sta nella tavola, che verrà portato sulla tavola, e cosa significa. Quindi vorrei fare un applauso alla persona che chiamerò adesso, perché sarà il cerimoniere, l'usurpatore in termine siciliano. Userpe la tavola, perché è un grande gesto di umiltà e di fede. E in questo caso la persona che ha fatto questo impegno, che si è preso questo impegno, è il signor Andrea Di Salvo. Adesso Andrea accompagnerà i santi, cominciando dal bambinello, perché la tavola ha senso se ci sono almeno tre santi rappresentati da San Giuseppe, la Madonna e il bambinello. Solo così può avere inizio. Poi da tre santi, tradizione vuole, e a Bivona ci sono pure stati, arrivare fino a 24 santi, cioè quindi tavole immense, tavole infinite. Quindi da un minimo di tre fino ad arrivare a 24 santi. Andrea sta facendo accomodare il bambinello, che sarà il punto focale di tutta la tavola. Tutto partirà da lui, tutte le pietanze verranno servite per prima al bambinello, poi ecco, in questo momento Andrea sta facendo lavare, o meglio, sta lavando le mani ai santi. La lavanda delle mani è un momento fondamentale, la Madonnina, perché la lavanda delle mani rappresenta la purificazione dello spirito. I sacerdoti, negli antichi riti religiosi, chiunque si diciamo metteva pronto per sedersi a tavolo, per fare un rito sacro, si doveva lavare le mani, l'abluzione delle mani, giusto padre Marco? L'abluzione delle mani, dov'è che con questo simbolo veniva purificato lo spirito. Adesso Andrea cosa ha fatto? Ha fatto lavare le mani e gli ha baciato pure la mano a ogni santo, segno proprio di umiltà, perché alla fine di questa lavanda delle mani dirà una frase. A volte tanti San Giuseppe sono stati così, con una persona si impegna a fare, a ricercare, poi ci sono le collaborazioni di tutti i vicini di casa, gli amici che chiaramente collaborano, e ce ne sono stati tanti qua. Alle volte di San Giuseppe, adesso è raro che succede, però una volta c'era lo San Giuseppe addomannato, così si chiamava. Chi non aveva possibilità economiche oppure mezzi per poter affrontare tutto quello che era il lavoro, la spesa, per poter elaborare la tavola di San Giuseppe, la persona però che ci teneva, perché aveva avuto una ragazza, ma non aveva i mezzi economici, faceva lo San Giuseppe addomannato. Lo San Giuseppe addomannato era che sapeva ammettere, ed era un segno di umiltà, di mortificazione, quello era l'estrema. Proprio l'estremo sacrificio per dire a San Giuseppe: io non ho mezzo, non ho grana, però lo faccio. Andava a bussare alle porte del paese e gli chiedeva qualcosa. Cioè, immaginate cosa succedeva nella storia, gente così. E quando la persona umile che andava a bussare, con tutte magari le zuffe oppure le antipatie che ci potevano essere, appena si doppiava, ci domandava voglio per San Giuseppe, si aprivano tutte le porte, finiva superbia, inimicizia, tutto quanto. E se, ecco, era anche la riscoperta di un valore amichevole tra la gente e la tradizione. La fronte? Ecco, ora siete santuzzi, possiamo fare un applauso, perché la tavola veramente diventa sacra a questo punto.
Volevo portarvi all'attenzione centrale del punto focale della tavola di San Giuseppe, che è il quadro di San Giuseppe. San Giuseppe è il protettore della famiglia, il protettore dei lavoratori, però al centro proprio il significato fondamentale di quel quadro è la Sacra Famiglia. E volevo ripetere un concetto fatto l'anno scorso, anche perché con Padre Marco è giusto ribadirlo e dare proprio senso alla famiglia di oggi, perché festa di San Giuseppe e festa della famiglia. Oggi la famiglia è un po' con tutte queste cose che vediamo in TV, coppie di fatto, coppie di qua, coppie di là, non si capisce in che mente. Però per noi cristiani, per noi che crediamo in un certo valore, la famiglia ha un certo significato. E io a questo punto, su Don Marco, ci dedica due parole a questo senso, perché poi fondamentalmente è la festa di San Giuseppe, ma è la festa della famiglia. Un applauso a Padre Marco, così annulla i vuoti l'applauso. E quanti applausi stamattina? Bene, sì, no, Piero mi invita a fare una brevissima considerazione sulla famiglia. La famiglia che a noi viene presentata come progetto di vita è quella di Gesù, Giuseppe e Maria. Una famiglia un po' strana, potremmo dire, perché Giuseppe non è padre carnale di Gesù, ma è padre putativo, quindi padre adottivo. Maria è madre del suo figlio, è madre per opera dello Spirito Santo, non tramite un uomo, ma tramite l'azione di Dio. E questo figlio è un bimbo come voi, ma è molto di più, cioè è Dio. Dinanzi a noi quindi viene presentata una famiglia, potremmo dire un po' strana, che non è uguale alle nostre famiglie, perché noi proveniamo da una mamma e un papà carnali. Però il Vangelo ci propone la Sacra Famiglia come progetto di vita, e ce lo propone proprio perché Giuseppe ha saputo nel suo silenzio, che non è assenza di rumore, ma è spirito di contemplazione e anche spirito di attività, dire di sì alla parola di Dio. E la stessa cosa la fa Maria, anzi prima di Giuseppe lo fa. Lei che è una donna come tante altre, ma l'Immacolata, la preservata dal peccato, ha saputo dire di sì alla parola del Signore. E così è diventato carne nel suo seno materno. Lei è una piccola casetta di Dio che ha dato al mondo il Signore della vita. Come diceva Piero, oggi dinanzi ai nostri occhi ci sentiamo proporre diverse forme di famiglie, tante forme di famiglia, ma noi cristiani sappiamo che il progetto di vita è quello propostoci dal progetto di Dio, che nella sua mente ha creato l'uomo e la donna per la nostra gioia e la nostra felicità. Noi non vogliamo fare nessuna critica a tutte le altre forme, e non è nemmeno né il contesto, nemmeno il luogo adatto. Ognuno è libero dinanzi, come dire, a se stesso, ma noi sappiamo che la vera libertà non significa poter fare tutto quello che ci passa per la mente. La libertà è saper ascoltare la parola di Dio e scegliere volontariamente, con la nostra libertà, che la vera gioia noi la ritroviamo nella parola di Dio, perché Lui ci conosce meglio di quando noi ci conosciamo. E allora chiediamo a Maria, a Giuseppe e a Gesù che vengano benedette le nostre belle famiglie di Pivona, soprattutto quelle che vivono un momento più difficile e più complicato rispetto a noi, che magari siamo un po' più felici, un po' più, come dire, pacanti, ma chissà quante cose che portiamo pure nel nostro cuore difficile e complicato. Ci sono pure fratelli e sorelle che hanno cose più complicate e ancora più difficili. Noi ci vogliamo chiedere alla Sacra Famiglia di essere benedetti, custoditi e anche protetti dal loro amore. Viva San Giuseppe, viva la Madonna, viva Gesù!
e viva tutti noi. A proseguo di quello che ha detto, le bellissime parole di Padre Marco, la cerimoniere vi inviterà a una preghiera. Allora, Andrea ha preso un pane che adesso magari, ma Andrea ti pregherei di farlo vedere magari alla gente per capire. Sotto la statua, cioè sotto il quadro di San Giuseppe ci sono due piantine, se potete vedere, no? Sono germogli di grano. Il grano diventa frumento, cioè la piantina diventa frumento, la spiga, frumento, farina, pane. E il pane è il segno dell'abbondanza, del lavoro dell'uomo. E il pane qua, questo oggi, lo vedremo in tantissime e svariate forme. E ogni forma che è il pane ha un simbolo, un significato diverso. Andrea sta servendo il vino e l'acqua per iniziare il pranzo. Simboli dell'ultima cena di Cristo, acqua e vino. Ritorniamo alla Trinità, questo pane di una forma un po' particolare. Tre pani in un unico pane. E la nostra fede ci insegna che Padre, Figlio e Spirito Santo è un solo Dio. Quindi questo pane è la simbologia della Trinità. Il bambinello ha tracciato un segno di croce su questo pane e poi verrà servito per essere il pane che loro mangeranno durante il pranzo. È una cosa particolare, possiamo vedere che, se lo metti un po' in alto, ma forse Andrea, in ogni pane c'è un simbolo, c'è un segno, c'è una tanaglia, tre chiodi e una scala. Sono i simboli del falegname, no? La tenaglia, le chioa, la scala, forse. Vuole, tradizione vuole pure che questi simboli siano rappresentati anche nella crocifissione di Cristo. Quindi guardate un po' che... Intanto Andrea sta servendo l'arancia. L'arancia di solito, quando la sbucciate, se ci fate caso, di solito ha sempre 12 spicchi. E 12 picchi rappresentano gli apostoli. Riprendendo il discorso delle verdure, le verdure amare hanno la simbologia di rappresentare la sofferenza, perché nella vita cristiana c'è stata sempre sofferenza per poi andare a gioire e arrivare alla vittoria e alla gloria. Fin dall'inizio dei tempi, quando Mosè andò a liberare il popolo per 40 anni prima schiavo, e quella sera prima della liberazione si cibano di erba amare. E vedremo nella sequenza della tavola, cioè del pranzo, che tutto quello che servirà Andrea sarà una sequenza di erbe amare per poi andare a finire a quelle più dolci, per poi passare alle cose più sostanziose, per poi andare a finire al dolce. E Giuseppe e Maria fuggono, col bambinello fuggono in Egitto, si nascondono dietro un cespuglio di Rosamarina, praticamente da niente, c'erano i soldati che stavano praticamente attraversando un pezzo di deserto, invece tutto un tratto nasce dal niente, dal nulla, un grandissimo, meraviglioso cespuglio di Rosamarina.
La Madonna, San Giuseppe e il bambino si vanno a nascondere dietro questo cespuglio. I soldati passano e così si salvano il bambino. Tradizione vuole che sia questo. Per questo troviamo anche sulla tavola tantissime, diciamo, scelte di rosmarino. Un'altra cosa importantissima, sempre sofferenza alla vittoria e alla gioia, la settimana santa, giovedì, Cristo viene arrestato, frustato, poi il venerdì santo alla crocifissione, per poi andare a finire alla Pasqua, alla risurrezione. Il pranzo rappresenta proprio questo, tutte queste cose brutte, amare la leva ancora, non so se cominciare a mangiare, appena cominciano a assaggiare, magari faranno un po' di brutte smorfie e poi andremo a finire al dolce, capito? Ok, quindi si drena. Avete visto nella tavola, guarda, proprio in basso, nel primo piano, diciamo, nella tavola ci sono tanti pani a forma di un anello, tipo una ciambella gigante. Sono i pani di attese buccellate. Le buccellate assieme alle pecorelle che stanno sotto il quadro di San Giuseppe stanno ad indicare quanti santi parteciperanno, saranno presenti alla tavola. Sei buccellate, sei santi e sei pure e sei pecorelle. Tanta gente in tempi remoti non si poteva permettere di fare l'agnello in pasta reale. Lo faceva perché l'agnello doveva essere sempre presente, perché rappresenta l'immolazione di Cristo sulla croce, l'agnello salvatore del mondo. Quindi deve stare sulla tavola obbligatoriamente. Chi non se lo poteva permettere di raccattare le mandorle, tutto quanto, aveva un'alternativa. Le fico erano abbonate una volta, no? Se pigliavano le fico, si raccoglievano le fico, se macinavano le fico, si faceva una marmellata di fico. E si faceva l'agnello con questa, diciamo, questa marmellata di fico e poi veniva ricoperta con una glassa di zucchero, come che bella, prendeva il numero di marmorata, ecco, quello che si metteva sopra l'agnello era la marmorata, quindi l'agnello poi era presente. Adesso, per ricordare quello che non si poteva fare prima è quello che si può fare oggi, abbiamo tutte e due le simbologie presenti sulla tavola. Ringraziando San Giuseppe, il pranzo, diciamo, che è finito, e con un grande applauso e un grande viva San Giuseppe, tutti assieme, via! Viva San Giuseppe!